Buonasera a tutti, prego segretario, faccia l'appello. Di Biasi, Di Filippo, Crispino, Russo, Marciano, Cammarota, Laporta, Presente. Verrone, Di Nardo, Presente. Bufano, Tramondino, Assente. Assente giustificato, mi ha chiamato. Comite, Presente. Botticchio, Coppola, Abate, Assente giustificato. assente, Assente giustificato. Pesca Mario, Presente. Sindaco Adamo Coppola, presente. Presenti gli assessori Mutalipassi, Da Rienzo e Santosusa. La seduta è valida. Prima di passare al primo punto dell'ordine del giorno, mi è pervenuta una comunicazione da parte del consigliere comunale Agostino Abate, il quale per problemi personali non è potuto essere presente nella seduta. Mi richiede di posticipare i due punti all'ordine del giorno che erano le sue due interrogazioni. Pertanto le due interrogazioni passeranno nel prossimo Consiglio Comunale. Segretario, allora deve prendere appunto che il primo punto all'ordine del giorno, interrogazione e interpellanza del consigliere Agostino Abate al sindaco su questioni orti urbani, viene rimandato al prossimo Consiglio. E il secondo punto all'ordine del giorno, interrogazione e interpellanza del consigliere Agostino Abate al sindaco sulla delibera giunta comunale numero 272 del 5/10/2021. Passa al prossimo consiglio comunale. Allora, il terzo punto che diventa il primo punto all'ordine del giorno, interrogazione e interpellanza del consigliere comunale Mario Pesca al sindaco sulla gestione Cineteatro Edoardo De Filippo. Prego, consigliere Pesca. Buonasera a tutti. Sindaco, non è il mio intervento soprattutto di chiarire la situazione del cineteatro, ma non è chiarire soltanto a questo Consiglio Comunale, ma per l'intera cittadinanza, perché io, come a conoscenza un poco di tutti, c'è questa vertenza fortissima con la vecchia gestione del cineteatro stesso. E quindi, però, nel frattempo ho visto che è stato pubblicato un bando, praticamente una rassegna teatrale. Quindi quello che volevo capire se c'era questa, che potrebbe succedere nel caso in cui colui che ha fatto il ricorso contro il Comune di Agropoli per il cineteatro, che può succedere con questa rassegna rispetto a quella che può essere una decisione da parte del TAR o da parte dell'organo che è stato investito rispetto al Comune stesso. Un'altra cosa che mi preme dire è questa. Io ricordo che in questo Consiglio Comunale, penso 7-8 mesi fa, la delibera non sono riuscito a trovarla, si era stabilito che per quanto riguardava la gestione del cineteatro sarebbe stata forse fatta dalla giunta comunale, quindi determinata dalla giunta comunale, ma su questo punto vedo che non vi sono delibere, e poi la gestione stessa sarebbe stata portata all'attenzione del comune, dell'intero Consiglio Comunale stesso. Io questi passaggi non li ho avuti, non li ho verificati, e quindi chiedevo lumi su questo. Mi serve una controrepica, grazie. Grazie consigliere, prego signor Sindaco. Un saluto naturalmente ai consiglieri, al Presidente del Consiglio. Allora, rispetto a questa interrogazione, comincio dalla fine della sua richiesta. Abbiamo discusso di questo argomento sia in giunta con delle delibere e sia anche in Consiglio Comunale. Nel Consiglio, se ricorderà, mi auguro di sì, che di approvazione del bilancio di previsione. Abbiamo ampiamente discusso della questione Cineteatro, ho spiegato anche che l'indicazione che avevamo dato al Consiglio e ho allegato anche una piccola relazione all'approvazione del bilancio di previsione, che era intenzione di questa amministrazione, in attesa di un affidamento a una fondazione come strumento per la gestione di Cineteatro, ma anche di altre strutture comunali quali Castello e quant'altro, che per dare una gestione, diciamo, più stabile di buona programmazione, il Comune avrebbe gestito direttamente il Cineteatro come sta facendo, direttamente come si dice in economia, cioè la gestione in capo direttamente all'Ufficio Cultura e Turismo, che sta provvedendo quindi a farlo funzionare. L'Ufficio Manutenzione ha provveduto a tutto quanto era dovuto rispetto sia alla manutenzione
manutenzione dello stesso, sia alla sistemazione di tutti gli impianti, sia quel che riguarda la questione della struttura, insomma tutto quel che riguarda l'aspetto strettamente organizzativo, invece era in capo all'Ufficio Cultura e Turismo, che quindi ha avviato la stagione teatrale, avvierà il cinema, e quindi in attesa, ripeto, che questo consiglio si esprima sulla fondazione, abbiamo avviato anche la preparazione degli atti per questo, ci sarà la gestione diretta da parte dell'ente. Rispetto a quello che può succedere con una causa, voi sapete che noi riteniamo di avere ragione, d'altra parte noi siamo una parte, quindi è chiaro che il giudice poi dovrà decidere e stabilire se abbiamo ragione o abbiamo torto. È chiaro che al momento, atteso che non c'è stata la richiesta di sospensiva da parte del colui che ha impugnato i nostri atti, vediamo quale sarà la tempistica in cui questo potrà essere, si potrà determinare, ma al momento noi riteniamo di poter andare avanti rispetto a questa gestione diretta. Se dovesse dire il giudice, che so io, che il richiedente ha ragione e che deve fare un altro anno di gestione, a quel punto questo dovesse realmente essere un provvedimento che riteniamo giusto, che poi noi una volta a volta potremo impugnare al Consiglio di Stato, insomma c'è tutta una questione di contenzioso aperto, insomma, che porterà via tempo. Se dovesse succedere qualcosa di questo, noi ci atterremo a quello che sarà l'indicazione del giudice amministrativo, però al momento certamente non poteva rimanere chiuso, perché riteniamo che dopo che i teatri sono stati riaperti in tutta Italia, certo non poteva rimanere chiuso il teatro di Agropoli. Quindi penso che abbiamo fatto a riaprirlo, bene abbiamo fatto a riavviare la stagione teatrale, che tra l'altro ha avuto un grande successo e, in controtendenza con quelle che sono i dati nazionali, mentre altrove c'è una riduzione della presenza nei teatri del 30%, ad Agropoli invece abbiamo avuto un incremento rispetto agli anni precedenti. Nella serata inaugurale, insomma, sono stati venduti più di 100 biglietti, quindi avevamo una sala quasi gremita al 100%, cosa che dà un segnale, insomma, di voglia da parte della città di stare in teatro, e credo che lo stesso segnale lo riavremo nei prossimi giorni con l'apertura del cinema, perché immagino che anche lì c'è la voglia, la volontà, insomma, di cercare di divertirsi, ed è chiaro che questa è l'aspettativa che abbiamo. È chiaro che siamo sotto il cielo, la situazione non è chiara, sappiamo che la pandemia non è superata. Colgo l'occasione anche per dirvi, insomma, che nelle ultime ore, fino ad ora, da Agropoli abbiamo avuto una situazione molto molto tranquilla, non per allarmarvi, ma nelle ultime ore ho avuto per la prima volta dopo molti mesi una lunga discussione con l'ufficio prevenzione dell'ASL, e per la prima volta ho sentito un elemento di preoccupazione da parte loro, perché sembra che c'è addirittura oggi, stanno insomma valutando, ci faranno sapere con più calma, addirittura 5-6 positivi nella giornata di oggi, forse con due anche casi legati alle scuole, quindi una cosa che fino ad oggi addirittura non era assolutamente capitata, ma che oggi purtroppo dobbiamo prenderne atto. Oggi non avevamo superato i 10 fino ad ora malati di Covid in città. Mi auguro che questo non sia un inizio di un percorso negativo, voglio augurare che sia soltanto un picco positivo che poi tornerà nei ranghi, però è chiaro che tutto quello che accadrà, insomma, sarà anche dovuto e legato all'andamento della pandemia, però al momento le condizioni sono tali da poter continuare la gestione del teatro, e ci auguriamo che di fare sempre serate con tanta gente in allegria. Prego, consigliere Pesca. Va benissimo, io ho fatto questa richiesta proprio per portare a conoscenza, tramite il nostro consiglio comunale, a tutte le persone come era il teatro di Agropoli, la situazione del cineteatro di Agropoli. Devo dire che, per quanto mi riguarda, la gestione diretta del cineteatro da parte del Comune è una cosa che secondo me è sempre positiva, perché praticamente direttamente noi possiamo gestire quello che è la struttura fondamentale di cultura per questo territorio, per cui credo che se si continua con la gestione diretta, e se il signor Sindaco potrà anche a noi fare eventualmente renderci partecipi a questa cosa, nel senso di portarci a conoscenza delle iniziative che si svolgono, ne siamo felici sia come maggioranza sia come opposizione. Grazie. Io potrei già al prossimo consiglio, se ce ne sono la possibilità, visto che me lo sta chiedendo,
anche di fare una relazione, io ora non sono pronto oggi, però potrò farvi una relazione, diciamo, sull'andamento della gestione, su quello che sono gli atti che sono stati posti in essere, diciamo, sulle entrate, sulle uscite, che questo posso tranquillamente fare. Proprio per gestire, la cultura è un qualcosa di importante per questa città. Grazie. Secondo punto all'ordine del giorno, ex punto 4, interrogazione e interpellanza del consigliere Mario Pesca al sindaco sulla risoluzione della problematica della Posidonia spiaggiata. Prego, consigliere. No, se posso, Presidente, magari limito l'intervento perché penso che ci sia poi all'ordine del giorno una variazione di bilancio proprio prevedendo i 500.000 euro per la spiaggiata. Quindi magari intervengo successivamente su questo punto. Grazie. Terzo punto, ex quinto punto, interrogazione e interpellanza del consigliere Mario Pesca al sindaco sull'organizzazione dell'amministrazione comunale volta ad accedere ai fondi del Recovery Fund. Prego, consigliere. Caro sindaco, questa è una mia idea e un mio pensiero come consigliere comunale. Oggi io ritengo che l'Italia intera, ma Agropoli in particolare, ha questa grande occasione di questi fondi europei che devono essere portati avanti. Naturalmente nel momento in cui si aprirà questi finanziamenti vi sarà una corsa da parte di tutti i comuni ad accaparrarsi queste risorse e credo che in questa lotta per nell'accaparrarsi queste risorse stesse chi è più attrezzato con dei progetti già di fattibilità possa meglio vederne realizzare l'interesse della città. È un'occasione da non perdere. Noi abbiamo bisogno per la nostra città di questi fondi europei. Allora, qual è la mia proposta, la mia richiesta, signor sindaco? Creare già ad oggi, fin da adesso, uno staff tecnico fatto da commercialisti eventualmente, da progettisti, da ingegneri, in modo tale da tenere già dei progetti già ben cantierizzati. Io credo che anche questo non abbia dei costi, perché si possono fare delle convenzioni con vari professionisti, con i quali si stabilisce che laddove vengono finanziati possano avere l'attività professionale che hanno fatto. Ci sono tanti professionisti bravi ad Agropoli e quindi noi possiamo fare questo. Quindi noi dobbiamo metterci, io quello che chiedo è immediatamente mettersi in moto con delle progettazioni rispetto a quello che saranno questi fondi europei, portarli già cantierabili, fare questi progetti, dopodiché tenerli ben custoditi, in modo tale che non appena si aprono tutte le richieste di finanziamento, noi siamo già pronti a farlo. Questo è quello che chiedo. Il Comune può fare una cosa del genere, può creare uno staff del genere per poter avere e per poter accedere a questi fondi. Grazie. Grazie, prego sindaco. Allora, è chiaro che l'obiettivo del Recovery Fund, insomma, del piano di resilienza è un grande obiettivo, come giustamente le osservava, per le amministrazioni comunali, per i cittadini. Allora, in tutta onestà, sono perplesso, io lo dico a questo Consiglio, ma in generale sull'approccio che si è avuto fino ad oggi, nel senso che si è parlato moltissimo, diciamo, del Recovery Fund, si è fatto anche, diciamo, si è discusso anche delle cifre enormi che sono messe a disposizione, ma se dovessi dire a oggi che ho con chiarezza il piano che il governo ha immaginato e l'impostazione che ha dato per la distribuzione di questi fondi, no. Non è chiaro questo, non è chiaro quello che sta facendo bene la Regione, poco sta facendo in azione di coordinamento la Provincia, quindi effettivamente si parla di questi fondi e giustamente le amministrazioni comunali, come lei giustamente proponeva, dice che si devono attrezzare, anche se non ha molto senso, cioè io avrei dovuto, come dire, atteso che ho questa varietà di fondi, avere delle linee guida su cui muovermi per poter accedere, avrebbe avuto più senso logico, più possibile. Invece oggi non abbiamo ancora un quadro sul modo in cui questi soldi verranno elargiti, se saranno fondi, diciamo, dati direttamente al Ministero, se verranno passati tramite la Regione, se ci sarà un rapporto di coordinamento con la Provincia, se i comuni potranno accedere direttamente. Cioè, un piano rispetto a tutto questo ancora non c'è e quindi veramente tutti gli amministratori attendono di capire
qual è il percorso migliore. È chiaro che a oggi quello che possiamo fare certamente è quello di ascoltare quelle che sono le indicazioni di carattere generale. Si sa che le linee guida fanno riferimento a tutta una serie di questioni annose aperti, quale i problemi idrogeologici, i problemi legati alle scuole, diciamo, ai problemi quindi di carattere sismico, ai problemi ci sono diversi temi, quello dell'informatizzazione, sono diversi i temi, diciamo, su cui dovrebbe in qualche modo esserci questo grande forte possibilità di finanziamento, ma i criteri, le possibilità, i percorsi ancora non sono assolutamente chiari. Quindi quello che può fare un'amministrazione pubblica certamente è questo. Noi abbiamo un piano triennale delle opere pubbliche che ha già tanti progetti, tante possibilità, insomma, di finanziamento, e l'ufficio sta già lavorando per implementare questo piano. Se porterò all'attenzione, insomma, degli uffici la sua proposta, diciamo, e vediamo se si sarà, potrà essere implementato effettivamente una squadra di tecnici che può, insomma, lavorare rispetto a questo. La valuteremo, insomma, questa richiesta come tale, e quindi per arricchire, insomma, già il lavoro che l'ufficio certamente sta facendo, quindi lavoreremo anche sulla sua proposta tranquillamente. Grazie sindaco. Prendo atto di questa esprimita del sindaco. Credo che dai tecnici già che sono del comune, già da quelli che sono l'impianto organizzativo comunale, e con questo staff tecnico che potrà essere creato, si potrà ottenere sicuramente qualcosa di positivo e non perdere questa ennesima occasione che c'è per la nostra città. Grazie. Grazie consigliere. Quarto punto all'ordine del giorno, ex sesto punto, interrogazione e interpellanza del consigliere Giuseppina Botticchio al sindaco sull'abbandono della strada provinciale 184 Trentova. Prego consigliere Botticchio. Buonasera a tutti. Questa interrogazione, diciamo, è nata tempo fa, già è la terza volta che la porto in consiglio. Ovviamente qualcuno può dire: perché riproporre sempre la stessa interrogazione? Perché non abbiamo visto risultati? Una volta, la prima volta, dice a giorni, fra poco la sistemeremo. È la strada, la SP 184 per Trentova, un'arteria importante che è totalmente all'abbandono. Ci sta proprio, diciamo, quando piove il terreno invade la corsia e quindi è diventata pericolosa, ma è diventata pericolosa, scusate Mario, pericolosa da tanto, perché la viabilità ad Agropoli, sindaco, lei sa bene, bisogna investire sulla viabilità. Dice: ma è provinciale, ma è di competenza anche del comune, comunque sta all'interno di una città. Mo, al di là delle competenze, dico io, vuol dire che la aggiustiamo noi, facciamo la fattura e la mandiamo in provincia. Ma quella strada è diventata, lo ripeto, sono già quasi un anno, è pericolosa. Dove stanno questi consiglieri provinciali che si fanno vedere sempre in prossimità di elezioni, però poi quando devono apportare un contributo per la città, tutto, non c'è nessuno, sono introvabili. Cioè quella strada non può rimanere così. O la provincia, allora o sollecitiamo la provincia, ma in modo incisivo, o aggiustiamola noi. Facciamo feste, questo, quella, l'ho capito, ma quella strada la percorro solo io. Cioè mi sembra che tutti attraversiamo quella strada. Quindi sindaco, mi dia una risposta concreta, ma non a me, alla città, perché è la città che lo chiede. Vediamo di trovare una soluzione, grazie. Grazie consigliere, prego sindaco. Prendo atto dell'ottima idea delle consigliere Botticchio rispetto all'associazione alla provincia e provvederò immediatamente a farlo. La provincia ha dato l'ok? No, perché non prendo atto dell'idea di sollecitare la provincia rispetto a questa questione e provvederò immediatamente a farlo fino a domani. Domani lei quindi, e allora mi renda partecipa di questa, cioè vengo qua insieme a lei, perché quella strada non può rimanere, ma veramente è una cosa seria. Cioè là mancano dei pezzi, manca la ringhiera, ma manca tutto, cioè là, ma anche dei ragazzini che si fanno una passa, è pericolosa. Pure una serata brutta, non dico una tromba d'aria, ma qualcosa di brutto, e incomincia la caduta massi. Allora, veramente, allora se lei mi dice così, io lunedì vengo al comune
e insieme facciamo qualcosa. Va bene? La ringrazio. Grazie consigliere. Quinto punto all'ordine del giorno, ex settimo punto, interrogazione e interpellanza del consigliere Giuseppino Botticchio al sindaco o all'assessore Lambasona, non è riportato nell'interrogazione, consigliere Botticchio. Chi è il destinatario che deve rispondere? È il sindaco, perché la dottoressa è sempre impegnata e quindi okay. Preferisco il sindaco, che magari è più informato. Sull'ospedale di Agropoli? Allora sì, neanche tanto sull'ospedale, perché oramai abbiamo le speranze, lottiamo, non abbassiamo mai la guardia, sindaco, lei lo sa. Però ci sta anche problemi, voglio dire, anche nel distretto, nel poliambulatorio, c'è stato un mammografo che stavamo per perdere, poi insomma abbiamo alzato la guardia anche lì, se ne parla, riusciamo, ma non è che è un lavoro che deve fare sindaco un consigliere di opposizione. L'opposizione fa l'opposizione nelle proposte e nei programmi, anche costruttiva, però mica si può preoccupare la mattina. Cioè, mo ci vuole la strada, la viabilità, delle strisce bianche, di un mammografo che sta per andare via, perché arriva tanto di nota, dice serve altrove, ma perché, scusate, qua la mammografia non la devono fare? Cioè, non capisco, il seno ce l'hanno solo verso Salerno, mi sembra che siamo donne tutti quanti, quindi voglio dire, deve servire questo apparecchio per tutti. Mo c'è la radiologia, che ci sono dei problemi, comunque mi sono interessata, dice vabbè, mancano dei pezzi, stiamo vedendo, però non vedo una partecipazione da parte vostra, sindaco, cioè non c'è una parola, quando si parla di ospedale, muti, non si riesce a dialogare, non si riesce a intessire una quadra, ed è brutto, perché l'ospedale non è che serve solo al popolo, serve a tutti, alla salute di tutti. Sindaco, lei mi deve dare una risposta, se ha persone intorno a lei, se qualche persona che magari lei ha investito come ruolo di occuparsi e magari non gli risponde a lei, e quindi lei è vittima anche lei di questa carenza, perché per me è una carenza, non preoccuparsi di un problema veramente grave, che è l'ospedale e tutti gli annessi che sono vicino all'ospedale. Mi dia una risposta. Cioè, io parlo dell'apertura dell'ospedale, che ogni tanto fate questi proclami, che poi sono proclami che non servono. E poi parlo anche delle cose piccole. Quindi io mi aspetto che lei, sindaco, mi dia una risposta. Cioè, vogliamo capire, perché la regione è scomparsa. A livello provinciale, a livello, non ci sta un interesse vero. Sì, facciamo queste attività di proteste pacifiche, ma sembrano quasi che voi le vivete da parte vostra, dal palazzo, le vivete quasi con totale, non dico abbandono, però rassegnazione. Forse siete rassegnati, evidentemente voi sapete cose che noi non sappiamo, perché se noi continuiamo nella protesta, probabilmente noi non sappiamo delle cose che voi sapete. E allora, sindaco, dobbiamo incominciare a scendere in campo, a fianco alla società civile, alla gente, a quel povero genitore di Tommy che è stato, insomma, andarono tre ambulanze, una peggio dell'altra, e lui si è visto il figlio, può darsi che non potevano far nulla, però mettiamoci nei panni di quel genitore, della nonna, mettiamoci nei panni della società civile, di chi ha problemi, di chi ha portato la figlia di 3 anni al pronto soccorso, dice qua non ti possiamo far niente, e andate altrove, insomma la figlia lui se la vedeva tra le braccia che stava male. Ci sono una serie di problematiche che noi anche come voglio dire, come sensibilità, come amore anche, non solo come lavoro, non prendiamo sempre questo il lavoro, qua ne va di cose molto più grandi. E allora sindaco, lei deve, se vuole la mia collaborazione, anche, vedi, anche fare una riunione, un convegno, qualcosa, invitare persone di fuori e portargli questa problematica. Io sono a sua disposizione, sindaco, veramente, glielo dico dal profondo del cuore. Grazie. Grazie consigliere, prego signor. Allora io, come ho fatto prima, accolgo positivamente l'approccio del consigliere Botticchio sulla volontà, insomma, di fare certamente un percorso di collaborazione, di battaglie comuni, perché credo che rispetto a certi valori, a certi diritti, non ci siano partiti che tengano. Però l'unica cosa che mi consenta, consigliere, è solo questo. Lei fa bene il suo ruolo di opposizione, nel senso che fa un lavoro, come dire, di gran cassa rispetto al problema, anche per sollevare l'opinione pubblica, per tenere in tensione
come dire, l'opinione pubblica per dare tra virgolette una pressione su chi deve decidere, ci sta anche questo ruolo, naturalmente ci sta. Ciononostante invece il ruolo, diciamo, dell'istituzione è quella, sarebbe, come dire, più comodo anche per noi esercitare un ruolo di gran cassa, cioè mettersi, però il nostro compito, almeno fino a quando ci sono le strade per poter ragionare tra istituzioni, dobbiamo comunque perseguire quelle, diciamo, normali di confronto, no? Cioè, come succede quando sta per cominciare una guerra? Prima ci sono le azioni della diplomazia, che sono normalmente quelle spedite fino a quando non ci sono altre possibilità. E questo lavoro noi lo facciamo tutti i giorni, con grande intensità, con grande determinazione, quindi non è un'azione visibile, ma se sarebbe visibile non avrebbe gli effetti che ha, perché la diplomazia agisce, come dire, in maniera tranquilla, senza visibilità sulla stampa, ma l'effetto che si vuole ottenere con la diplomazia, quindi facendo un ragionamento tra istituzioni che ha effetti positivi, e il fatto che il mammografo non è andato via, probabilmente ci sarà certamente una sua componente, un'azione esterna che c'è stata, ma c'è stata pure un'azione, insomma, diplomatica da parte delle istituzioni che sono incontrate e hanno trovato soluzioni diverse. E quindi, come dire, in una logica di sinergia è corretto ci sia chi solleva la questione e fa un po' più di confusione, c'è chi, come dire, invece lavora nelle istituzioni e cerca di trovare una soluzione concreta per risolvere il problema. Quindi io credo che ognuno ha un ruolo e uno cerca di portarlo a termine nella maniera migliore possibile. Quindi ben vengano le sue battaglie, che sono anche le mie, e quindi, diciamo, apprezzo l'impegno che ci mette, però mi auguro che lei voglia apprezzare il nostro, che dall'altra parte, con tra mille difficoltà, cerchiamo di mantenere questo filo aperto con gli interlocutori regionali al fine di ottenere dei risultati positivi, ma credo che tutte e due le strade siano utili. Credo che tutte e due le strade siano utili. Rispetto poi al dettaglio della situazione che riguarda l'ospedale, lascio la parola all'assessore Lampasona, proprio per spiegare alcuni dettagli relativamente alla situazione del mammografo, credo, all'organizzazione interna dell'ospedale, ai passi, diciamo, che sono stati fatti in questi giorni, proprio per testimoniare comunque un lavoro che, la garantisco, ci sta. Noi abbiamo a cuore almeno quanto lei, non dico di più, ma almeno quanto lei il funzionamento dell'ospedale, almeno quanto lei abbiamo avuto preoccupazione, ansia per il ragazzo quando abbiamo saputo che stava male, abbiamo sofferto, non quanto la famiglia, perché naturalmente è impossibile, ma almeno quanto lei, la perdita di un giovane di quell'età. Quindi su questo, credo, e sulla sensibilità che abbiamo rispetto a questi problemi, non c'è nessuno che soffre di meno, tutti soffriamo nello stesso modo, uguale, perché immagino la sensibilità rispetto a questi guai sia comune da parte di tutti, e i drammi, insomma, purtroppo, che ci sono, li viviamo tutti quanti allo stesso modo, però credo che è meglio evitare di arrivare a fare questi ragionamenti, nel senso che o a tirare in ballo la sensibilità maggiore o minore di ognuno rispetto a un dramma. Un dramma è un dramma, e insomma credo che l'obiettivo, è, cioè il modo migliore di affrontarlo è con affetto verso le persone che hanno il problema, ma io tacerei poi sul resto, insomma, perché poi sarebbe veramente brutto strumentalizzare queste cose quando accadono. Quindi non è successo, ma mi auguro non accada mai. Ora lascio la parola al professore Lampasona. Fa un unico intervento. Può rispondere, ma mi pare che io non ho detto niente contro. Prego, assessore Lampasona. Buonasera a tutti. Allora, premesso che il sindaco già ha fatto una ottima premessa, nel senso che il lavoro che fa questa amministrazione comunale lo fa senza rumore e lo fa già da 4 anni ormai. È giusto che l'opposizione faccia più rumore di noi, sicuramente, ma questo non significa che noi lavoriamo tutti i giorni per cercare di risolvere quello che è il problema da anni dell'ospedale di Agropoli. Per quanto riguarda, con la precisazione della consigliere Botticchio, sulla questione mammografo,
Io sono stata la prima ad essere investita del problema, visto che sono un dirigente medico che lavoro in quell'ospedale. Quindi quando il giorno 8 novembre, sono anche precisa sulle date, è arrivata la lettera del direttore generale in cui si diceva che momentaneamente e temporaneamente veniva trasferito per delle ragioni aziendali il mammografo. Tengo a precisare, rispondo perché è giusto che noi come amministrazione rispondiamo a questi quesiti, però è giusto dire che l'amministrazione comunale può risolvere dei problemi ed altri non li può risolvere, perché si tratta di questioni aziendali, sanitarie. Per cui quando è arrivata questa lettera in cui si diceva che questo mammografo veniva spostato temporaneamente al distretto di Pastena, dove c'è da precisare che durante il periodo del Covid sono state fermate in tutta la nostra azienda sanitaria, quindi ASL Salerno, così come in tutta l'Italia e in tutto il mondo, le prestazioni di elezione, in quanto l'emergenza Covid ha assorbito tutto quello che era. Non per questo significa che gli altri non si devono curare, per l'amor di Dio, però c'è stata un'emergenza a livello mondiale, quindi ci sono state bloccate delle situazioni, tra cui anche lo screening mammografico, che non è stato bloccato solo ad Agropoli, dove si seguiva prima, ma dappertutto. Da pochi mesi è ripartito questo abbattimento, è una legge per l'abbattimento delle liste d'attesa, per cui si è ripristinato tutto quello che era precedente al Covid. In questo caso il direttore generale aveva pensato di poter usufruire del nostro mammografo in attesa, perché è in corso una gara, per l'acquisizione dei mammografi. Quindi aveva chiesto in prestito temporaneamente il nostro mammografo a Pastena e ci avrebbe restituito, perché la gara è in essere. Quindi scrive benissimo nella comunicazione ufficiale che nel giro di 4 mesi 2022 ci sarebbe stato restituito. Detto questo, l'amministrazione non si è fermata, non è che è stata lì ferma a dire ok, va bene, prendetevelo. In silenzio abbiamo fatto, giustamente, come giusto che sia, delle opposizioni alla direzione generale, in cui abbiamo chiesto in maniera diplomatica ed educata di non venire spostato questa strumentazione, anche perché aveva dei costi, quali erano quelli del trasporto, della messa in opera della strumentazione, quindi bisognava di nuovo collaudarlo e ci sono dei costi aziendali, per cui noi abbiamo chiesto se questo mammografo potesse esserci di nuovo dato in uso. Poiché il direttore generale in questa lettera diceva che noi, essendo un ospedale Covid, potevamo non utilizzare questo mammografo, noi abbiamo risposto che avremmo trovato delle soluzioni alternative per ritornare a utilizzare il mammografo e fare lo screening qui ad Agropoli. In questi giorni abbiamo fatto una serie di riunioni. Il direttore sanitario in primis ha scritto e ha incontrato anche i direttori del distretto, perché come sapete su Agropoli coesistono due realtà importanti che sono ospedale e distretto, con degli usi e dei locali, tra virgolette dico, comunitari, ma ben divisi su una palanimetria. Per cui l'ultima riunione è stata fatta nella mattinata di oggi, è terminata in tardissima mattinata, alle 4 di pomeriggio, in cui si sono individuati dei locali idonei al di fuori dell'area Covid per dare la possibilità a questo mammografo di essere spostato. Attualmente si trova all'interno della radiologia, quindi di spostarlo, di dargli un'ubicazione idonea e poter partire così nell'immediato nello screening mammografico qui ad Agropoli. Questo è il lavoro che stiamo costantemente, dal giorno 8 novembre a oggi che è giorno 26, stiamo facendo tutti i giorni, perché non è che siamo a casa nostra e spostiamo un qualcosa perché siamo proprietari, bisogna fare delle riunioni, concordarsi, avere dei locali idonei, avere anche in questi giorni è venuto il fisico che ha dovuto fare anche dei sopralluoghi per vedere la fattibilità di questi locali e poter poi mettere questo mammografo. Cioè, ci sono delle procedure in essere, quindi dall'8 novembre a oggi 26, che sono sindaco 18 giorni,
Sono 18 giorni di intenso lavoro sul quale si sta lavorando. E in settimana abbiamo individuato i locali, si farà questo trasferimento del mammografo nei locali individuati e nella prima settimana di dicembre, in accordo con la dottoressa Melisi, che è attualmente la responsabile della radiologia di Agropoli, che è anche quella responsabile, come è stato fino all'antecedente Covid, la responsabile dello screening mammografico, dovremmo riuscire a partire, nel senso che dovremmo dimostrare in questo caso, attenzione, noi stiamo lavorando per dimostrare alla direzione generale che il nostro mammografo può essere utilizzato qui. E quindi, come dice il consigliere Bottic, perché noi andare a Salerno e non quelli di Salerno venire da noi? Per la legge dell'abbattimento delle liste d'attesa questo è fattibile. Questo è il lavoro che noi stiamo facendo in questo momento. Spero, perché non sono io, ho il mio sindaco, l'amministrazione comunale, che a dare l'ultima parola a livello aziendale è sempre il direttore generale. Noi stiamo lavorando per dimostrare che lo strumento può essere utilizzato, nonostante ci sia il Covid, in un'area al di fuori del Covid idonea, e dimostriamo che abbiamo tutte le caratteristiche, anche mediche, per poter eseguire questo screening. Questo è il lavoro che noi stiamo facendo da 18 giorni. Poi, è normale, l'ultima parola è sempre il direttore generale. Noi possiamo intervenire politicamente, in maniera diplomatica, come dice il sindaco, gli altri faranno un po' più di rumore, ma il fine è lo stesso. Quindi stiamo lavorando per far sì che questo strumento importante che abbiamo avuto antecedente al Covid possa rimanere qui ed essere a servizio di tutto il territorio e di tutti i cittadini. Grazie, assessore. Prego, consigliere Botticchio. Allora, sia il sindaco che la dottoressa sono stati molto... Sembrava quasi l'ASL che parlasse. Madonna, che piacere che abbiamo avuto l'ASL qua, che sembrava quasi la parte dell'ASL, dell'organizzazione sanitaria. E la difendete bene. L'unico prodotto che voi avete convenzionato per la città di Agropoli è stato quando avete fatto una delibera dove io sono stata poi, non ho finito. Cioè, vedi, delle cose si possono fare se una persona vuole. Poi il mammografo ci arrivo dopo. Per sostenere la cardiologia di Vallo, è stata fatta nel 2018, passa il piano ospedaliero, i grandi amministratori, no, quelli che difendono la sanità, se ne guarda, quando parlano sempre nel rispetto dell'ASL, invece io sono libera. Dico quello che penso, oltre che dico quello che penso, dico pure la verità, senza confusione, senza gran cassa, senza disordine, senza offese, tutte le offese che fate, confusione. A voi sai perché verrà fastidio? Perché io dico la verità. Dico, ragguaglio i problemi e li racconto, che poi non è che è stato riportato il fatto del mammografo, sono stata io che ho incominciato a parlare, la gran cassa, tutto quello che volete dire. Mo ne dico un'altra della gran cassa. È stata fatta la delibera nel piano ospedaliero 3 anni fa per sostenere Vale, come si è applicata la giunta a fare, a mettere le righe, a scrivere per il SOS, e ha fatto bene, io sono favorevole, anche perché ci lavorava pure la dottoressa a Valle, quindi ha fatto bene, perché si è votato pure la dottoressa per quella delibera, a sostenere la cardiologia di Valle. No, devo finire, che io, quando ha parlato lei, io non l'ho interrotta. Oh, e quindi la delibera è stata fatta. Quindi se un'amministrazione vuole fare noi chiacchiere, le cose belle, le fanno. C'è una bella delibera fatta dall'amministrazione comunale del 25/10/2018 a sostegno della cardiologia, dove io trovo giusta questa delibera, perché passo al piano ospedaliero, visto che noi non potevamo avere niente, non so il perché, sosteniamo Vallo, dove poi andò via il vice sindaco, lo ha detto lei in un filmino, là in un video, dice, ho litigato perché il vice sindaco voleva che questa delibera non fosse fatta, quindi c'è stata pure una storia su questa delibera, ma va bene così, difendere la cardiologia di Vallo, noi siamo a 30 chilometri, avete fatto non bene, benissimo, l'avrei fatta anch'io, ma per Agropoli come mai non si riesce a fare, a produrre due righe, come mai la giunta di Agropoli non combatte per un pronto soccorso, anche fare, chiamare pure i consiglieri, dice, senti, io domani riunisco tutta la giunta, voglio chiedere il pronto soccorso, perché quello che manca a noi, quello che ci dà ossigeno
in termini di salute è il pronto soccorso, perché manca il pronto soccorso agropoli, non quella specie di circo equestre, perché chi è in un circo? Quella struttura lì dà solo tanti incarichi, ma a livello sociale, a livello di sanità non dà niente, perché voi date le chiacchiere a parate, capito? O il direttore sanitario ha detto questo, l'altro, voi non siete l'ASL. Voi siete persone elette dal popolo per difendere solo ed esclusivamente le cause del popolo. I chiacchiere risparmiate. Certo, questa domanda io non la dovevo fare. Sono 4 anni che la faccio, lo so. Faccio Don Chisciotte, dice, ma tanto che lo chiede a fare a noi, che ci interessa? Poi volete parlare un mammografo della radiologia, ma sono cose piccole rispetto al pronto soccorso. Ma anche di questo ve ne fregate, perché se il consigliere Botticchio non avesse guardato le carte e informato, è normale che non si sa. Il mammografo a quest'ora era a Salerno, e perché la mammografia se la dovevano, passato la fase diciamo forte, incisiva del Covid, si dovevano svegliare solo i mammografi di Salerno, quello di Agropoli doveva andare a Salerno, perché qua è ospedale Covid, solo Covid, uno qua per essere curato si deve ammalare di Covid, noi stiamo cercando un Covid il giorno, perché è l'unica malattia che possiamo prendere. Siete ridicoli, voi siete solo ridicoli. Cambiate rotta, siate leali, perché noi abbiamo bisogno di lealtà, non di chiacchiere, non di strumenti che fate, producete carte solo per, non dico convenienza, non voglio usare questo termine, perché voi ovviamente partecipate ai tavoli di concertazione, quindi i discorsi non sono prettamente per il popolo, perché non siete liberi, e il problema è questo. La politica, sapete quando è finita quando è finita la libertà, o consigliere comunale, non è, dopo parlate tutti quanti, devo finire però, quando il consigliere comunale ha perso l'autonomia di dire, eletto 300 voti, ti siedi qua e devi difendere le cause di quelli là seduti, e io non posso dire questo, e io non posso dire quella, e io ho preso un incarico, e io sto là, la dovete finire, siete vergognosi. Io sono pure stanca, ma sai, sono 3 anni che vi combatto, mica è un giorno. Grazie. E continuo a leggere le carte e continuo veramente a vi trovo ridicoli, scusatemi. Grazie, prego signor. Mi permetta, Presidente, so che è anomalo che insomma ci sia un botta e risposta, atteso che l'interrogazione e il regolamento prevede una cosa diversa, però sarò proprio brevissimo. Le solite offese del consigliere Botticchio ce le prendiamo, ma il consigliere Botticchio è carta conosciuta in città, quindi non c'è bisogno che diciamo la presento io, si presenta come al solito da sola. Ma non voglio replicare, non voglio fare polemiche, lei potrà gettare tutto il fango che vorrà, si diverta se questo le piace. Io ho avuto un approccio molto garbato nei suoi confronti, e quando mi riferivo alla gran cassa mi riferivo a un approccio diciamo dove ha senso per l'opposizione fare più rumore, perché è un po' il suo ruolo, mentre la parte istituzionale, come ho spiegato prima, deve avere un ragione diverso. Quindi non ho usato nessuna espressione assolutamente offensiva e denigratoria, come lei fa costantemente verso gli altri. Quindi, ma ripeto, è carta conosciuta ormai, quindi le persone la conoscono tutti quanti e sanno, quindi quello che dice lo fa soltanto per acquisire visibilità. E non ho né l'offesa neanche questa volta, come al solito. Però volevo soltanto chiedere questo fatto della delibera. Questa delibera viene sbandierata ogni volta, anche qui per cercare di gettare chissà quale ombra, quale fango, niente di particolare. C'era stato un rischio un provvedimento ancora, perché non credo sia trattato di un provvedimento, ma l'idea di spostare l'emodinamica, che è una componente importante nel reparto di cardiologia, da Vallo della Lucania come centro a Eboli. Quindi significava togliere all'ospedale di Agropoli Vallo, perché non voglio dimenticare che l'ospedale di Vallo e l'ospedale di Agrofoli sono una sola cosa, quindi al nostro ospedale, l'ospedale Agropoli di Vallo, volevano togliere l'emodinamica, che era comunque un elemento importante che poteva essere assolutamente prezioso per noi, e quindi lo si voleva spostare ad Eboli. Quindi noi abbiamo difeso il nostro territorio dando supporto a questa delibera, questo è nient'altro. La politica di unità territoriale, di coesione del territorio,
È una politica che stiamo facendo non da oggi. Non è anomalo avere questo comportamento. È chiaro ed evidente che quindi, come si vede, nelle sue attività cogenti, il Comune di Agropoli sta nell'Unione dei Comuni Alto Cilento e quindi mette insieme un territorio per cercare di farlo viaggiare in maniera coordinata dove è possibile. Sta nel parco, ancora in una logica di collaborazione con gli altri comuni. E noi rappresentiamo quindi un territorio che è il Cilento. È chiaro che se al Cilento vogliono togliere qualche cosa, noi che rappresentiamo questo elemento territoriale cerchiamo di difenderlo, non c'è niente di male. Quindi nessuna cosa scabrosa, nessun interesse di parte da difendere da parte di qualcuno, era soltanto che stavano togliendo l'emodinamica, era un servizio importante, da Vallo e lo spostavano a Eboli, che non è l'ospedale diretto di riferimento nostro. Quindi ha senso, credo, che abbiamo fatto quella delibera, e credo che qualunque amministratore l'avrebbe fatta, perché era la cosa giusta in quel momento da fare. Mi auguro che ci fermiamo qui e non ci siano altre repliche. Grazie signor Sindaco, si concludono le interrogazioni, passiamo al sesto punto, ex ottavo punto, approvazione del verbale della seduta del 19 settembre. Sono due verbali che andiamo a votare, questa è la prima votazione, verbale del 19 settembre 2021, chi è favorevole? Tutti favorevoli. Unanime? No, appunto, non tutti i segretari. Allora, chi è contrario? Chi si astiene? Certo, certo. Allora, astenuti. Di Biasi. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti. Di Biasi. Settimo punto, ex nono punto, approvazione del verbale della seduta del 5/11/2021. Chi è favorevole? Sindaco, non vedo. Chi è contrario? Chi si astiene? Cammarota. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Cammarota. Il Consiglio approva. Va bene, consigliere Pesca, va bene. Ottavo punto all'ordine del giorno, ex decimo punto, variazione di bilancio di previsione armonizzata 2021-2023, adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale con deliberazione 264 del 28 settembre 2021, ratifica. Relazione all'assessore Mutalipassi. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, questo Consiglio si trova oggi a ratificare appunto questa variazione d'urgenza adottata dalla Giunta in data 28 settembre 2021, variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2021, al bilancio di previsione armonizzato 2021-2023. Ricordo a questo Consiglio che il bilancio di previsione 2021-2023 fu approvato in data 19 settembre e con questa delibera di Giunta, su richiesta di alcuni funzionari, alcuni responsabili di servizi, appunto abbiamo dovuto apportare delle variazioni al bilancio. Di queste la più consistente è quella dei famosi 500.000 euro trasferiti dalla Regione Campania al Comune per il problema della Posidonia. Quindi su comunicazione del responsabile del settore demanio del 23 settembre 2021 che chiese a questo assessorato appunto l'appostazione in bilancio sia in entrata che in uscita di questa somma di 500.000 euro. In più sono state appostate in entrata e in uscita un'altra somma di 95.000 euro perché il Comune di Agropoli è risultato beneficiario di un contributo del MIUR di 95.000 euro per lavori di adeguamento e di sistemazione dei pressi scolastici. Un'altra richiesta consistente, sia in entrata che in uscita, è di quella di circa 65.000 euro, in quanto l'Ufficio Lavori Pubblici ci chiedeva questa allocazione di queste poste per la realizzazione di loculi cimiteriali. In più ci sono state altre appostazioni in entrata perché con il Comune è risultato beneficiario di un contributo di 5.000 per la promozione e valorizzazione delle biblioteche
e un altro contributo sempre per l'acquisto di libri per le biblioteche di 4.602 euro. E altre movimentazioni di bilancio hanno interessato degli spostamenti di capitoli che risultavano in eccesso o in difetto, per cui è stato necessario effettuare degli spostamenti di somme. Pertanto se ne chiede l'approvazione. Ci sono interventi, prego consigliere Vesca. Allora, mi voglio rifare soprattutto alla delibera di 500.000 euro. Noi il 5 maggio votammo qua una delibera d'urgenza, il 5 di giugno, per lo spostamento delle alghe, non mi ricordo, una versione di bilancio o qualcosa del genere. Io quello che sto chiedendo sempre, adesso siamo nel mese di novembre, quindi se noi dobbiamo cominciare a parlare della risoluzione del problema delle alghe, che ormai attanaglia questa città in maniera irreversibile, sta provocando dei danni enormi all'intero turismo e all'intero commercio agropolese, dobbiamo cominciare a ragionare già adesso, sin d'ora, di che cosa fare. Quindi io adesso praticamente è stato portato 500.000 euro di variazione di bilancio. Pensavo che già fosse stato previsto nel bilancio stesso. Credo che però quella somma sia finalizzata allo spostamento delle alghe. Io mi aspettavo che contestualmente a questa delibera veniva portata anche una progettualità di che cosa si vuole veramente fare con questi 500.000 euro. Se si vogliono soltanto mettere là per fare il solito spostamento delle alghe da una parte all'altra, oppure per la risoluzione del problema. Più volte ho evidenziato in questa seduta che vi sono delle possibilità concrete di risoluzione della Posidonia, come quella che il Movimento 5 Stelle ha già portato a questo comune, cioè quello di avere questa macchina che riesca a separare quelle che sono la Posidonia dall'impurità, dalla sabbia, quindi creando la sabbia pulita da rimettere sulla battigia e a creare questo tipo di queste alghe che così pulite possono essere riammesse sia nel mare, ma addirittura possono essere sfruttate anche come nell'agricoltura. Quindi io quello che mi aspettavo e spero che sarà portato al prossimo Consiglio Comunale la risoluzione della problematica delle alghe, come delibera di Consiglio Comunale, la direttiva, cioè quello che il Comune vuol fare per l'anno prossimo per questa risoluzione. Naturalmente, se facciamo come al solito, che arriviamo poi a maggio-giugno e parliamo di questo problema, il problema non sarà stato risolto. Abbiamo 500.000 euro adesso. Adesso cominciamo a fare la progettazione di come risolverla. Questo è quello che volevo dire. Grazie. Grazie, consigliere Vesca. Ci sono altri interventi? Sì, con delibera di giunta noi abbiamo già fatto questo che diceva il consigliere Pesca. Abbiamo incaricato un tecnico proprio per progettare in maniera più oculata possibile, perché poi è vero che si parla di 500.000 euro, ma di fatto rispetto al problema non sono molti soldi, anzi tutt'altro. Però concordo col consigliere Pesca che è un problema che non può essere lasciato soltanto nella gestione della giunta, quindi sicuramente dobbiamo coinvolgere il consiglio comunale, ma lo faremo senz'altro. Prego, consigliere Marciano, accenda il microfono e intervenga. Volevo un attimo ricordare questo aspetto che riguarda il tecnico che dovrà essere nominato per quanto riguarda questo studio, di cui abbiamo ampiamente discusso, perché il problema purtroppo delle alghe non è un problema che noi le prendiamo e le depositiamo in una posizione diversa e abbiamo risolto il problema, perché tutti gli anni il problema sarà sempre lo stesso. Questo è senza ombra di dubbio. Per cui abbiamo discusso di questa cosa, io mi permetto di dire abbiamo discusso perché ovviamente ho suggerito io nella qualità di tecnico, insomma, che è necessario assolutamente investire di questa problematica un tecnico che abbia la capacità di affrontare seriamente questo problema e di risolverlo alla base, perché non si può risolvere solamente trasportando, movimentando le alghe, non si risolve assolutamente nulla. Quindi il fatto che dici tu dei 500.000 euro che tu pensavi fossero già e così via di serie, allora dovranno essere utilizzati, secondo me, e per quello che abbiamo discusso, quando abbiamo parlato come abbiamo parlato tra noi in effetti, allora deve essere assolutamente destinata una buona parte allo studio delle correnti e quindi di una risoluzione definitiva di questo problema, che non è, te l'ho detto, dettato solamente dalla pura e semplice movimentazione delle alghe.
Prego, consigliere Pesca. Io non ho, consigliere Marciano, non ho assolutamente, non ho assolutamente detto che, no, ma io non ho assolutamente detto che la problematica è soltanto quella della rimozione. Io sto chiedendo da sempre uno studio di fattibilità e di come cercare la risoluzione. Però c'è da dire una cosa molto semplice: in questo momento, è da anni, da 3-4 anni, la stagione estiva agropolese è praticamente compromessa da queste montagne di alghe. Quindi io dico che la risoluzione del mare, quindi di come affrontare le correnti del mare, sono una cosa importante. Però se fosse ogni anno quella risoluzione, è chiaro che ci sarebbe da, potremmo soprassedere. Ma quello che è fondamentale ed importante oggi è la rimozione di quegli accumuli che ci sono delle alghe nel mare, perché è una cosa fondamentale, perché se noi rimuoviamo quegli accumuli, la problematica non la risolviamo mai. Grazie. Prego, consigliere Botticchio. Io convengo, come dice il consigliere Marciano, perché bisogna, sono arrivati i 500.000 euro, li spendiamo, togliamo le alghe, però il problema resta, perché l'anno successivo il problema si inizia a ripresentare. Allora, come dice, bisogna effettivamente fare uno studio. Come diceva il professor Ortolani, voi ricordate, io ho visto qualche video vecchio, dice, ma che state facendo? E infatti lì d'azzurro, è letteralmente sotto assedio, dico io. E quindi io dico, spendiamo bene queste 500.000 euro sulla spiaggetta della Marina, che non si può guardare, è lì d'azzurro principalmente, quindi vedere bene, incaricare persone, sindaco, non mi contornate sempre di gente che poi non può ben rivestire il ruolo e ve lo lascia a metà, trovate persone, incominciamo con gli assessorati, cioè anche l'assessore al turismo, fate un tavolo con una figura dove noi possiamo anche interloquire. Mica possiamo tenere solo l'area turismo dove escono, partoriscono, determine tutti i giorni. Vogliamo un assessorato al turismo dove si interfaccia anche con queste figure. Perché Agropoli è bella, per quando portate rovina, ma Agropoli resta ancora la più bella città e anche turistica. Però nonostante i disastri, l'incompetenza, l'incoscienza, però dico io, si può sempre mettere fine al male e iniziare con progetti e con persone valide, persone sincere, valide, che amano questo territorio. Vediamo, perché le alghe spiaggiate veramente ci ha tolto tanto turismo, ci ha tolto veramente immagine bella di quella che è Agropoli. Quindi vediamo bene, l'opposizione dà piena disponibilità a un progetto serio e che veramente ci teniamo all'amore per Agropoli. Va bene, grazie. Grazie a lei. Se non ci sono altri interventi passiamo alle votazioni. Sindaco, allora c'è questo impegno di parlare in Consiglio Comunale di queste progettazioni, sindaco, è vero? Certamente. Grazie. Grazie, passiamo alle votazioni. Chi è favorevole alla proposta? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, astenuti sono Botticchio, Pesca e Di Biasi. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Contrari? Nessuno? Astenuti? Di Biasi, Pesca, Botticchio. Il Consiglio approva. Nono punto all'ordine del giorno, ex undicesimo punto. Azienda speciale Agropoli Cilento Servizi, piano programma 2021-2023, annualità 2021. Ampliamento spazi didattici presso scuola elementare Lantolfi Scudiero. Relaziona l'assessore Mutalipassi. Questa proposta che viene portata da questo consiglio appunto è la modifica del piano programma 2021-2023 dell'Agropoli, della nostra azienda speciale Agropoli Cilento Servizi. E l'ampliamento del piano programma, come ricordava prima il consigliere Pesca, in data nel mese di giugno di quest'anno fu approvato il piano programma triennale dell'Agropoli Cilento Servizi. Con questa delibera noi adesso andiamo ad ampliare questo piano programma. Perché si rende necessario? Perché
L'area lavori pubblici ha fatto una richiesta all'azienda di eseguire dei lavori di adeguamento funzionale alle aule e agli spazi didattici delle scuole Landolfi e Scudiero. Cioè si tratta di lavori edili di cui la nostra azienda ha le qualità e ha la capacità di poterli eseguire. E per poterli eseguire però è necessario appunto che noi adeguiamo il piano programma della stessa e quindi diamo la possibilità alla stessa di poter eseguire questi lavori. Pertanto se ne chiede l'approvazione. Ci sono interventi in merito. Prego, consigliere Pesca. Io credo che questa delibera, lo credo veramente, sia una incerenza da parte di quello che è la politica nella gestione. Io ho sentito l'assessore che diceva praticamente che dobbiamo ampliare quella che è la competenza da parte Agropoli Servizi, ma io ricordo a me stesso, ma penso che è in atti, che Agropoli Servizi già ha di per sé la scuola, i servizi di manutenzione della scuola, già è all'interno dell'Agropoli Servizi, come servizio. Il problema che adesso ci si pone è un altro, è di altra natura. Cioè quello di dire, noi vogliamo che i 95.000 euro che ci sono stati, che abbiamo votato, che voi avete votato poc'anzi nel bilancio, vengano gestiti da Agropoli Servizi. Ebbene, io credo che quella non è un atto di indirizzo politico, quale è sempre chiamato a fare il Consiglio Comunale, la politica, la Giunta, ma è un atto di gestione, perché noi oggi stiamo decidendo di affidare quella che è la progettazione, che ho visto i progetti fatti da parte dell'ufficio tecnico, stiamo dicendo, guardate che questa progettazione, così questi progetti esecutivi, deve essere svolto, diciamo noi, da chi? Da un'azienda, che comunque è sempre un'azienda, anche se a partecipazione comunale, comunque diversa dal comune stesso. Quindi noi stiamo facendo un affidamento di incarico che sicuramente noi come consiglio comunale non possiamo farlo. Questa è la cosa. Non c'è nessuna competenza da parte del consiglio di entrare in una gestione. Poi l'assessore diceva che noi abbiamo constatato che l'Agropoli Servizi ha le capacità per poterlo fare. In base a quali principi? Qua si tratta delle opere edilizie. In base a quali principi noi possiamo dire che Agropoli Servizi ha le qualità di vita edile per fare queste attività? Perché qua parliamo comunque di un'attività di 95.000 euro, quindi non parliamo del nulla, parliamo di opere che devono essere realizzate da una ditta edile. Tutto ciò anche di specie di tutte quelle che sono le ditte private, perché noi Agropoli abbiamo tantissime ditte, tante attività di imprese edile, che praticamente potrebbero legittimamente, per loro capacità, per loro competenze, partecipare ad un bando per la realizzazione di queste opere. Tenuto conto che si tratta di ben due scuole. Quindi io credo che il Consiglio Comunale non abbia la capacità e la competenza di poter decidere, di poter emettere un qualcosa come quella di riba che stiamo votando. Grazie. Prego, consigliere Botticchio. Oramai l'Agropoli Servizi deve gestire tutto, cioè questi sono soldi, non ho capito perché non si fa il bando, mo ci vuole, ci sono tante ditte di Agropoli, perché deve andare Agropoli Cilento Servizi, tiene il personale, comunque parliamo di scuole, parliamo di soldi pubblici, che ci azzecca Agropoli Cilento, non c'è una cosa che non passa per l'Agropoli Cilento Servizi. Io dico sempre, tanto la gatta va, perché state esagerando con quel carrozzone, che poi un sindaco se ne viene i carrozzoni, quella è l'Agropoli Cilento, è un bello carrozzone, ma la faccia che carrozzone, cioè ogni cosa, io poi ve le dico belle perché Mario è più calmo, io poi sono più infervorata, perché quando leggi questi atti, perché per me sono atti che non si fanno, si fa il bando, caro sindaco, perché parliamo di scuole, parliamo di incolumità di alunni e non mi va a me che all'Agropoli, cioè l'area qui, l'area lavori pubblici, va a delegare l'Agropoli Cilento, però guarda caso, poi ve la siete fatta sotto, l'avete portata in consiglio però, che ce la devo votare il consiglio, questa qua ritiratela, fate il bando e fate il lavoro come deve essere fatto nelle scuole, visto che sono soldi pubblici, va bene? Chiedo di ritirare questo argomento e di non portarlo proprio.
e deve prendere la via maestra, quella di fare un bando. Vabbè, pure quando fate i bandi, oddio, però vabbè, facciamo il bando, ci proviamo. È inutile che vi buttate nella partecipata, passa per la partecipata. Che deve assumere poi? La partecipata? Cioè se pigliano via e traversa, la dovete smettere. Questo lavoro qua deve, è ritirato l'argomento e fate il bando. Ci sono tante ditte agropoli onorabili che hanno i requisiti e che hanno tutto. Non all'Agropoli Cilentose, l'Agropoli Cilentose già fa tanto lavoro. Già fa tanto, e mettetegli in regola gli stipendi, che chi piglia 500 euro e chi ne piglia 1.500, ne piglia 1.000, perché poi si fa tutto alla carlona, alla caciara, mo ci vuole la caciara, la grangassa, si fa solo rumore. Poi vengono da me, signora Giseco, 500 euro, che ci devo fare? Ho due figlie, che devo fare io, figlia mia? Che ti posso fare? Su 10 anni. Poi chi vi regolarizzano? I loro. Quelli poi, quelli più papabili, sempre le stesse schifezze. Mo mi avete sbarato pure con i lavori, cioè con i soldi pubblici di farli passare di là. Cercate di ritirare questo argomento, fate i bravi, Grazie. Grazie a lei, ci sono altri interventi. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole alla proposta? Vuoi fare l'intervento, sindaco? Prego. Allora, le solite offese da parte del consigliere Botticchio, ma il consigliere Botticchio è carta conosciuta e quindi diciamo quello che dice lo lasciamo transitare senza che abbia nessun effetto, perché non si potrebbe fare diversamente, perché come abbiamo detto tante volte o si passa alla querela oppure si lascia passare. Noi abbiamo deciso di lasciare passare e anche questa volta lasceremo passare le offese che costantemente fa, con una grande arroganza tra l'altro. La Agropoli Cilentose Servizi è una società pubblica e come tale ha la possibilità tranquillamente di ricevere gli affidamenti dal Consiglio Comunale. La legge prevede, caro consigliere Pesca, mi meraviglio insomma di questo piccolo scivolone, ma c'è tutta la possibilità da parte del, anzi abbiamo seguito proprio la procedura che la legge prevede ed è la stessa procedura che abbiamo utilizzato, che stiamo utilizzando costantemente per affidare gli altri servizi. Non è diverso il servizio, che so io, di gestione delle strisce blu, anche quello è un servizio. Non è diverso il servizio della manutenzione delle strade, non è diverso il servizio, sono tutti quanti servizi regolarmente affidati secondo una procedura, diciamo, che la legge prevede, tra l'altro che ripetiamo da diversi anni, che è stata controllata e sta controllata da Corte dei Conti, da revisori, da portata a conoscenza, verificata, studiata, approfondita, sotto tutte le sfaccettature. Quindi è una procedura quindi, che facciamo da anni. Cioè, come le viene di dire che è un atto di gestione? Quindi, un piccolo scivolone, ma gli è perdonato al consigliere Peschi. La Agropoli Cilentose Servizi ha dimostrato invece, sta dimostrando giorno per giorno le sue maggiori capacità che ha, e atteso che c'è la possibilità diciamo di avere un risparmio nella gestione stessa, perché noi con gli operai che già abbiamo riusciamo a implementare questo servizio e quindi a fare di più che potrebbe fare un'azienda privata, secondo me. Credo sia la scelta giusta perché ha una convenienza economica. E tra l'altro la dimostrazione che tutto questo è avvenuto in maniera corretta è proprio la dimostrazione che gli ultimi interventi, cioè l'apertura delle scuole l'ultima volta e la gestione della manutenzione e di tutti i lavori fatti nelle scuole è stata al 90%, tranne qualche piccolo intervento, qualche vetro da sostituire e quant'altro, è stata in capo alla società che ha regolarmente con i suoi tecnici e con i suoi operai, come fa un'azienda privata, portato a termine i lavori senza i costi aggiuntivi per l'ente. Cioè noi abbiamo fatto divisioni, diciamo, abbiamo battuto giù pareti per creare aule più grandi, abbiamo fatto interventi di diversa tipologia a 360 gradi in tutte le scuole, senza creare ulteriori costi, soltanto con i soldi che la gestione della società proponeva. Quindi abbiamo fatto di fatto anche economia rispetto a quello che erano necessità. E penso che abbiamo accontentato i dirigenti scolastici, abbiamo accontentato gli studenti, siamo riusciti ad arrivare a una condizione di aprire le scuole senza difficoltà, ma non solo quest'anno, anche negli altri anni. Quindi la cosa più semplice che è sembrata è far continuare questo lavoro
implementando una serie di servizi che non era stato possibile fare, delle aule diciamo, da riqualificare, per esempio alla scuola Luigi Scudiero a Via Verga, là c'è una parte della scuola che già da tempo immaginavamo in qualche modo fare degli interventi, questa è l'occasione di poterli fare, realizzare nuovi spazi didattici, implementare interventi di miglioramento della funzionalità delle stesse, insomma io credo che sia la scelta normale, più equilibrata, abbiamo una società che lavora, sta lavorando bene, ha avuto effetti positivi, dà risparmio e quindi è giusto farlo. Poi ci sono tantissimi altri lavori che diamo all'esterno, potrei elencarvi i lavori che stiamo facendo per esempio nel caso degli asfalti stradali, un appalto dall'esterno. Ieri è cominciato il lavoro di omologazione del campo torre presso l'impianto Guariglia, 60.000 euro per rifare l'erbetta sintetica e riomologare, un appalto esterno. Cioè ci sono decine di lavori che diamo all'esterno e alcuni lavori vengono lasciati all'interno, in una logica di equilibrio seguendo le indicazioni più adatte e più funzionali per quel che riguarda le scelte del Comune. Questo è tutto, niente di particolare, niente cose di... Bene, consigliere Pesca. Se posso... Prego, consigliere Pesca. Se posso rispondere. Prego, allora, prego. Bisogna allora stabilire quale è un'opera di manutenzione e qual è un'opera da realizzare. Noi ci troviamo di fronte ad un finanziamento semplice e finalizzato direttamente a quello che deve essere le strutture delle scuole. E abbiamo quindi che dobbiamo dare sostanzialmente, appaltare, un lavoro di 95.000 euro. Questa è la storia. Ora, queste sono 95.000 euro. Noi stiamo decidendo, in questo momento, Sindaco, per evitare che voi siano richiamato sullo scivolone, stiamo 95.000 euro. Stiamo decidendo, sono 95.000 euro. È intorno ai 46.000 euro, se ricordo più bene. Più sono 46 ad una parte e 37 un'altra, sono 96.000 euro. Sono 95.000 euro, se nemmeno questo... Io non vado a confusione fra io la prima quando ho parlato di variazione di bilancio ho parlato che l'ente è stato beneficiario di un contributo di 95.000 euro non, per quanto riguarda l'affidamento a copie servizi non ho parlato di cifre, ho parlato soltanto di progetto. Il progetto esecutivo è una cifra inferiore dei 95.000 euro. È inferiore a 95.000 euro, ma che significa? Che gli altri somme ci rinunciamo? Cioè, allora, se abbiamo 95.000 euro finalizzati a quello, significa che le altre somme che non facciamo nei 95 ci rinunciamo. Allora, consigliere Pesca, allora, la delibera dove sta, segretario? La prendiamo per cortesia. Allora, non è così. Al di là che io non devo rispondere, agli altri consigliere, 49... mi segue. Sì. I 95.000 euro sono il finanziamento. Perfetto. E lui, noi la dobbiamo allocare nel bilancio. Pertanto c'è stata l'operazione della variazione. Poi l'ufficio tecnico, nella sua discrezionalità, o metteva a bando o poteva utilizzare, se ne aveva i requisiti, e li tiene, perché sennò altrimenti non stavamo qui, affidarla alla società Agropoli Cilento Servizi. Nella somma pare a circa 46.000 euro, io l'ho vista quando l'ho messa all'utilizzo. E allora io sto fatto un'altra se domanda. Se me la dai, gentilmente. Allora, io... Come? Allora, 46. Qui ci sta un combo odometrico. No. Ma io voglio fare un'altra domanda ancora. Allora, se tutto ciò che sta dicendo il Presidente del Consiglio, diciamo l'assessore, fosse corrisponde al vero, le altre somme dai 95.000 euro che fine fanno? Di nuovo. E che fine sono nella disponibilità dell'ente dell'ufficio lavori pubblici. No, attenzione, questo non corrisponde a quella che è il finanziamento che vuole il comune, perché il comune ha avuto mi segue. Computo metrico, se vuole viene qua, glielo capito, faccio vedere. Ho capito, sì. 46.786. Più 13.000, quanto è più l'altro? 13.000 per 59.936. 46 quasi 47 più 13 per dico 13.000. Le somme a disposizione. Allora, è il quadro economico di spesa. E allora io rifaccio la domanda. Ti faccio la domanda, assessore. Beh. Noi abbiamo fatto una variazione di bilancio. Fa 59. 67, 60 su 97.
Ma non fate confusione, vi voglio bene. Noi dobbiamo chiarire. Allora, l'affidamento dei lavori per le due scuole da comodo medico, sì, sono 46.000 euro. Perfetto. Questi sono i lavori più che trinci. Dovete controllare insieme a noi se l'Agropoli Cilento Servizi realizza. Ok, consigliere? Ma non sto dicendo questo. Non sto dicendo cose che non hanno senso. Caro Presidente, se vuoi portare il discorso su altre basi, portalo. Ma io sto dicendo un'altra cosa. Noi stiamo dicendo questo. Abbiamo variato il bilancio per 95.000 euro. Bene, i 95.000 euro, allora, la variazione la fa il comune di Agropoli, è chiaro? È chiaro questo? I 95.000 entrano nel bilancio del comune di Agropoli. Perfetto. Il responsabile dei lavori pubblici affida 46, gliene rimangono circa altri 40. Sono 49. I 49 non vengono dati alla Cilento Servizi, rimangono nella disponibilità del Comune di Agropoli per fare altri interventi sulle scuole. Allora, è chiaro questo? Perfettissimo, ma talmente che è chiaro, caro Presidente, che io sto dicendo che noi non abbiamo la capacità di affidare un lavoro all'Agropoli Servizi. È confuso anche questo. Il lavoro glielo affida il responsabile del servizio. Il responsabile l'ha fatto votare in consiglio, perché nessuno si prende la responsabilità. Dite la verità. Io dico una cosa. State facendo un grande errore. Vi voglio bene. Consigliere Pesca, ascolta. Consigliere, ascolta. Il piano programma viene variato e viene aggiunto a quel famoso 2.130.000 euro. Quale somma è questa che le sto dicendo? La conosce? No, la Presidente. Ebbene, e questa è la sua confusione. 2.130.000 è il piano programma che il Consiglio Comunale di Agropoli ha affidato alla Cilento Servizi. È chiaro questo? Perfetto, ma questo momento... è chiarito. Tanto che a me mi è chiaro tutto. È inutile che dici che mi è chiaro. Perché mi è chiaro? Perché forse a te non è chiaro quello che dico io. No. O vuoi far e che differenza c'è tra questa cifra e quella dell'altra? I 2 milioni, che differenza c'è? Che solo la fonte di finanziamento è diversa. La fonte di finanziamento dei 2 milioni è bilancio comunale. La fonte di finanziamento dei 40.000 euro è del Ministero. Solo la fonte di finanziamento cambia. È lo stesso progetto. Questa è stata finalizzata ad una certa opera che noi stiamo dando all'Agropoli Servizi. È chiaro che il Comune di Agropoli non gliela sta dando il Consiglio. Il Consiglio gli sta estendendo quella somma che era vincolata a 230. Nel momento che aggiungiamo questo affidamento, arriva a circa 270. Ok? Ma non è chiaro questo? Aspetta, noi non stiamo affidando, noi ampliamo. Ma se c'è un determine del funzionario che già ha fatto questo, Mario. Già l'ha fatto il funzionario dell'ufficio lavori pubblici. Ti voglio bene, però. Il discorso. Consigliere Pesca, facciamo rispondere al segretario generale. Penso che si fida del segretario generale. Consigliere, si fida del segretario generale. Ma io. Si fida del segretario generale. Prego, segretario. Ma io non è che mi fido del segretario generale. Prego, segretario. Consigliere, prego, segretario. Come diceva il Presidente, è stato fatto già il sindaco, è stato già fatto l'affidamento nel rispetto. Presidente della Cilento Servizi, perché non c'è qua? Presidente, il direttore. Non decide lei chi c'è e chi non c'è. Io penso che questa qua. Non dice lei chi c'è e chi non c'è. Però lei è carta conosciuta e quello che dice passa così, facciamo passare così. Ma carta conosciuta? Carta conosciuta. Anche lei è carta Consigliere, conosciuta. Consigliere, per cortesia. Quindi l'affidamento è stato già fatto. Glielo posso garantire. La competenza del Consiglio sta nella modalità di gestione dei servizi, che deve decidere se in house o non in house, e questo è un passaggio che è obbligato del Consiglio, che decide che le vuole gestire in house. Grazie segretario. Mi ha convinto, guarda, bravissimo. Grazie. C'è una modalità diversa. Allora, cioè io faccio questo intervento, dopodiché mi taccio. Il problema è uno solo, segretario, presidente, sindaco. Noi ci troviamo di fronte ad un finanziamento di 95.000 euro di lavori da effettuarsi nelle scuole. C'è un progetto, sono due progetti esecutivi, effettuati direttamente da parte dell'ufficio tecnico. Questi lavori, e come fare questi lavori, io ritengo che non vada stabilito dalla politica, ma vada stabilito dalla gestione. Perché noi non stiamo... Perché? Siamo d'accordo. No, scusate. Siamo d'accordo. Ma non lo stiamo facendo noi. Vabbè. Cosa diversa? Era qualcosa di diverso. Qual è? Quello di dire
io all'interno dell'agropoli servizi ci metto ulteriori somme per manutenzione, ma qua è specifico quello che va fatto, quindi noi stiamo affidando a proprio servizi un lavoro, punto. Grazie, non voglio, va bene. Ma perché quando, ma perché fammi capire una cosa, quando noi portiamo faccio un esempio, il comune approva il piano triennale dell'opera pubblica, non ci sono progetti dentro. I 2 milioni 130 non ci sono progetti dentro. Sono tanti progetti che compongono 230. Che significa questo? Che significa? Sono progetti anche quelli, che significa? Mario. E noi stabiliamo quali fare perché la politica sceglie. Va bene. Ma l'affidamento lo fa il funzionario. Ma per fare l'affidamento dobbiamo passare in consiglio per aprire, per implementare il pacchetto, diciamo, di servizi della Comunicendo Servizi. Non è un atto di gestione, l'ha fatto già il funzionario. Grazie. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole alla proposta? Chi è contrario? Pesca Di Biasi Botticchio, per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Contrari? Pesca Botticchio Di Biasi, il Consiglio approva. Decimo e ultimo punto, ex dodicesimo punto all'ordine del giorno. Mi è pervenuta da parte dell'ufficio urbanistica la richiesta di ritirare per maggiore interventi di verifica sulla proposta posta all'ordine del giorno. Chiamo il Consiglio a votare il ritiro dell'argomento. Chi è favorevole al ritiro? Unanimo. Per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Unanimo. Il Consiglio approva. Si concludono gli argomenti. Vi auguro buona serata.